Senta, generale della Chiesa, come mai la mafia si rinnova di continuo? Ma io so che si parla di mafia, si esamina la mafia dal 1861. Quindi vorrei dire che più che rinnovarsi di mafia, è un rinnovarsi di esami, di analisi da parte di commissioni parlamentari e non, mentre invece questo rinnovo avrebbe dovuto comportare volta a volta strumenti idonei a garantire a chi operava di poter contenere e reprimere la mafia. E si è fatto sì che nel tempo, dall'Aia Colonica, la mafia si sia potuta trasferire anche nelle pieghe delle istituzioni dello Stato. Sciascia dice che è l'Italia che si è sicilianizzata, ma a parte questo c'è anche chi sostiene che la mafia è un frutto amaro della democrazia, cioè esiste perché ci sono persone che hanno bisogno di voti. Beh, è un concetto che non ho bisogno di fare il misterioso perché è stato pubblicato nei libri della Commissione Antimafia, quando nel 67 a Caltanissetta dissi proprio questo, che gli anni 50 e per ampio respiro avevano visto la politica condizionata dalla mafia. Poi nei tempi successivi coloro che onesti volevano rimanerne indenni e hanno trovato anche talvolta delle difficoltà a liberarsi di una zavorra che li perseguitava nel tempo.